Appunto, grazie per essere qua, sono Giulio Frangioni, sono il vicepresidente del sottosopino piemontese, porto i saluti del sottosopino piemontese. Volevo solo sottolineare che anche in questo momento qua, anche Sergio Martini fa il volontario perché è venuto qua e non vuole nessun compenso per fare questa serata, quindi penso che un applauso se lo merita. Grazie. Ed è quello che vi farò vedere questa sera con metodi oramai superati. Dicevo a Giulio se è possibile dire che la serata, la mia presentazione è vintage, qualche cosa che appartiene al passato. Già i proiettori che uso, sono quelli che oramai qualcuno non sa neanche di cosa sia. E però non ho mai voluto modernizzare il portamento, e pensavamo di riuscire ad andare fino alla Cina. In nessun'altra occasione mi è capitato, forse i momenti più come succedeva quando a noi nel 700, nel 800 la montagna era un mostro, era un drago, era qualcosa che mangiava le persone. La stessa cosa succedeva anche lì fino a qualche tempo fa. Adesso abbiamo visto in un modo diverso come parlavamo. Quindi da questo punto di vista non vedo grandi differenze. Sergio Martini, settimo alpinista che ha fatto tutti i 14.000, secondo italiano dopo Ryan Messner, però l'alpinismo va avanti. Hai raccontato all'Oslo Outdoor Center durante il tuo intervento che per certi versi le nostre montagne sono simili a quelle himalayane, perlomeno la gente anche lì sta cambiando un attimino l'atteggiamento. Sono simili non tanto così come struttura di montagna magari, ma come approccio, come noi ci approcciamo alle nostre montagne, le stesse cose avvengono anche su quelle montagne, molto più alte delle nostre, però parlo dal punto di vista così, come dire, come sfruttare la montagna, la sfruttiamo qua noi, a fini anche economici, a fini di reddito, la stessa cosa avviene su quelle montagne, quindi non dobbiamo stupirci più di tanto di quando vediamo magari certe immagini, certe code di decine e decine di persone che stanno salendo l'Everest. Se vogliamo, alla stessa stregua, le code le abbiamo a prendere un impianto di risalita e cose di genere. Per cui, dal mio punto di vista, personalmente non mi va di giudicare in un modo o nell'altro. Prendo atto di come è la situazione. Per una persona, un alpinista che ha fatto tutti i 14, le 14 vette più alte del mondo, in teoria uno potrebbe dire ha raggiunto il suo scopo. Ma tu hai detto che effettivamente però invece ti è entrata dentro l'Himalaya e tu vuoi tornare in quei posti, sei tornato perché effettivamente sono zone che ti entrano nel cuore. Certo, quello principalmente, perché di fondo non è un numero, non è, infatti prima citavi settimo, ottavo, quello che è decimo, non lo so. Però non è quello il mio intento, quello di quando ho cominciato, è semplicemente quello di poter vivere la mia passione, il mio desiderio di fare determinate cose. Allora ovviamente più giovane potevo farlo, adesso l'età mi impedisce ovviamente, però comunque la montagna la frequento ancora, nei limiti, compatibilmente dico con l'età, però la frequento ancora.